io non credo che ci saranno reazioni da parte dell'Iran, l'Egitto per la Saudi, Teheran, e quello di non favorire una escalation, che si fanno le reazioni da parte della Crimea, reazione mirata, imprese che costruivano missili e droni, probabilmente anche che erano destinati alla Russia, però adesso dobbiamo lavorare per la de-escalation, quindi spazio alla diplomazia. C'è una trattativa che sta per cominciare tra i responsabili dei servizi segreti di Israele e degli altri paesi che cercano di mediare per Gaza, e poi bisognerà avviare poi una trattativa per cessare il fuoco in Libano. Devo dire che non ci sono tali problemi, per esempio 50 cittadini italiani che stanno in Iran, ha parlato che fa l'ambasciatore Cialdei, è abbastanza tranquillo per i nostri cittadini, che abbiamo fatto registrare, viaggiare sicuri, quindi sono anche geolocalizzati, cerchiamo di dare tutto. Presidente, lei è stato in Israele e poi anche a Pescara cercando questa mediazione. Ci sono stati. Io ho lavorato soprattutto per gli aiuti umanitari a Pescara, il G7, la cooperazione europea, sono venuti israeliani, palestinesi e libanesi, questo è un bel segnale. Ieri ho segnato a Genova il primo dei 15 tir del governo italiano a regalare il programma alimentare mondiale per portare beni sanitari e alimentare la popolazione di Gaza, perché abbiamo avuto un organo che ha consegnato una cinquantina di tonnellate di beni alimentari sui civili. Questi tir rimarranno a Gaza e distribuiranno anche altro materiale. Facciamo con il sostegno del governo di Israele e con il sostegno con l'autorità nazionale palestinese, il governo israeliano, dentro il modello perfetto per portare aiuti a Gaza. Grazie al lavoro dell'Italia siamo riusciti ad ottenere un buon risultato entro le prossime settimane, abbiamo il 15 di Giro in Genova, la Giordania.